apertura dei lavori. Sono presenti consiglieri siciliano, Marinaci, quello che si è verificato questa mattina è un fatto di una gravità inaudita, perché siamo arrivati qui in comune per tenere una regolare seduta di commissione di controllo e garanzia. Abbiamo trovato l'accesso alla porta del comune sbarrata, non ci è stata data la possibilità di accedere all'interno dell'aula consiliare dove era regolarmente convocata appunto una seduta di commissione di controllo che aveva all'ordine del giorno dei punti molto importanti per questa comunità, soprattutto per la trasparenza degli atti amministrativi che ormai alla quale ormai questa amministrazione è evidentemente allergica e quindi ha paura di confrontarsi, ha paura che qualcuno scoperchi qualche vaso di Pandora all'interno del quale sono contenute delle porcate abissali che noi stiamo puntualmente qui a smascherare. Abbiamo redatto, nonostante questo, nonostante ci è stato impedito di fare accesso all'interno dell'aula consiliare, questo ripeto è un fatto anche penalmente rilevante che noi ovviamente denunceremo e porteremo a conoscenza delle autorità preposte. Abbiamo, dicevo, redatto il verbale della commissione, ci siamo riuniti qui ai piedi della casa comunale prendendo atto delle presenze e scrivendo nero su bianco quella che è la situazione spiacevole a questo punto. Perché, come dire, arrivare a chiudere il comune e farlo, diciamo, da parte di chi aveva promesso che questa sarebbe stata una casa di vetro, invece oggi sono arrivati a mettere i chiavistelli a quella che dovrebbe rappresentare appunto la casa di tutti, significa che un po' di paura, anzi molta paura di affrontare quelli che sono i provvedimenti che vanno nell'interesse della città c'è. E noi siamo qui oggi anche a porte chiuse per ribadire che noi scoperchiamo quelli che sono i vasi di Pandora e siamo dalla parte della trasparenza. Se c'è qualcuno che ha paura della trasparenza dovrà ben capire che noi siamo sempre pronti a garantirla e sempre pronti a smascherare gli atti che evidentemente non viaggiano nella direzione dell'interesse dei cittadini.